Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacomo di Xvapo. Oggi mandatori. Vedi anche la ferma. Mandatori. Tutta svarzata, cioè guarda che roba. Oggi facciamo i tre liquidi di mandatori. O mandatori. Mandatori. Ragazzi, mandatori, nuova linea che entra a far parte di Liquid Vapor, composta da tre liquidi. Sì. Deserved, Desired e Demanded. Leggo io. Iniziamo con il Deserved. Deserved. Noi abbiamo la lista qua. Allora, Deserved è una golosa vaniglia custard ricoperta da soffice panna montata e una manciata di granola tostata. Olfattiamo. Olfattalo. Una vaniglia. Sì, una vaniglia si sente. All'olfatto. Custard, dai. Dead Rabbit SQ. Sì. Ovviamente il nostro ottimizzatore della recensione, sì. Poi il complesso da Fevo 023 60 watt 50 watt. Allora, buono, bilanciato, sento il dolce della vaniglia custard, poi non sento nient'altro, però le papille asfaltate, però è buono perché non è smagoso, è un è buono. Base vaniglia custard con questa granola. Io riesco a sentirla questa granola, molto piacevole. Sì. Una cosa un po' mi ricorda lo yogurt. La granola dovrebbero essere dei cereali, eh. Sì, tipo, cioè, una roba, sì. E la granola era presente anche di un liquido che si chiamava Yogi. Bubu. E mi ricorda quel liquido lì, però con la custard. Allora, buono, buonino, dai, niente di. A me questo però piace tantissimo perché io sono amante delle custard. Si sente appunto vanilla custard con questa granola tostata che è veramente veramente eccezionale. Sì, gli dà, si sente, gli dà un qualcosa in più alla custard. Ah, la custard è una custard liquorosa perché comunque si sente la nota liquorosa nella custard, e questa granola rende ancora più piacevole la custard. A me piace tantissimo, 9 diretto. Io vado sull'8, io un 7 pulito. Ricordiamo che nel caso trovassimo nei prossimi video o anche in questo video un liquido che secondo voi possa andare nella top 10, lo metteremo. Passiamo al secondo bastardi, che si chiama Desired, che è una dolce crema con succosa pesca e frutti tropicali. Questo qua potrebbe piacere. Sì, perché a me il disegno piace i fruttati, forse anche a te piace i fruttati a tutti, quindi. Un bel mangone però spinto all'olfatto. Però la pesca è roba bella, eh. Un bel mangone spinto. Nudge 22, sì. Col complessa da flavor, box kachir. Questo qua mi ricorda i fruttati top. Buono. Sì, no. Come si chiamavano, dai? Quelli là buoni. Pachamama. Al naso. Sì, al naso. Sì, all'olfatto, il succo tropicale o comunque pesca e mix tropicale ricorda molto. Sì. Il mix tropicale del Pachamama. Di uno dei Pachamama, perché poi ce n'erano tanti. Visello com'è? Buono, mi piace. Spacca. Questo mi piace, do subito un bel 8,5. Tieni. Buono perché mi piace, è sul genere che di solito svapo io d'estate. Si sente bene, bene tutto questo misto di frutti. Beh. E anche la nota della pesca cremosa. Buono. Buono, pesca, mi piace. Sì. Fruttoso della Madonna. Sì, 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 è fruttato veramente buono. Nel mio stile. Pesca e frutti tropicali, buonissimo, un fruttato classico, però fatto molto bene. Buono, buono, piace sì, molto anche a me. Molto sì, buono, io qua gli devo dare 8,5. Una pesca bianca, molto, 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 molto cremosa, veramente spettacolare. Volevo dire a tutti che hanno cambiato il packaging dell'acqua saguaro, l'acqua del giaguaro. È vero. E poi vi arriva questo mix tropicale veramente veramente eccezionale. Buono. Un frettoso cremoso veramente spettacolare. Lo trovo più fruttoso che cremoso io, eh. Un po' la crema la sento. Sì, poco io. 8,5 anche per me. Buono, così buono. Veramente buono. Passiamo all'ultimo, Cacerri bastardi, che si chiama Demanded. Tabacco dolce e vanigliato con caramello, butterscotch, mandorle tostate e pistacchi. Allora, dalla descrizione questa deve essere una bomba spaziale. Al naso è un tabaccoso, come si dice, con sentori di arachidi, nocciole, robe, cioè gusto secco. Tabacco e butterscotch. Butterscotch. Sì. Dead Rabbit SQ, nero, sempre. The black one, certo.
sempre il nostro ottimizzatore della recensione, qual complessa 50 watt. Bene. Io sento il butterscotch e poi si sente la notte, le note tostate dei arachidi pistacchi. No, è buono, si sente il tabacco, si sente il butterscotch, si sente la nota secca del... cos'è che ci sono le mandorle tostate, però io questo lo proverei di guancia. Io che magari... Io non voto, non mi piace. Io magari lo metterei di guancia. Così per i miei gusti gli do un 6,5. No, no. Perché è buono ma non mi fa impazzire. Sa... Magari di guancia che esce un po' di più il tabacco, visto che è un tabaccoso, secondo il mio gusto magari rende meglio. A me piace molto la parte tostata delle mandorle, dei pistacchi e la nota del butterscotch. Non percepisco il tabaccoso, sembra un RY4. Quindi un tabaccoso comunque dolciastro che prende appunto le note tostate. È buono anche questo, ma preferisco gli altri due, questo gli do un 7. Io il voto non glielo do perché è proprio un liquido che non mi piace. Sento questo butterscotch misto a questa cosa tostata che cioè proprio non mi piace proprio. Quindi chiedo scusa, ma qua il voto non glielo do perché è un 6. No, gli do 5. Ah, boh, è del voto, del tuo voto. Ma 5. Non so se darlo, sinceramente, perché non so se è da 5, perché proprio non mi piace. Per il tuo gusto può essere da 5. Il mio gusto no? È... Si vede. Non so cosa dire. Cioè, non gli piace. Boh, non mi piace proprio. Gusti sono gusti, cioè, bello è questo. Cioè, non ho voti, bastardi, cioè, è una roba che non mi piace proprio. Cioè, questo, sento questo alcolico, perché è un po' alcolico lo è, un po' alcolico misto a queste cose tostate che potrebbe essere pistacchio e mandorla, che però non è ben definito se è mandorla o pistacchio, e l'insieme non mi piace proprio per niente. Forse uno dei primi liquidi dove dico che proprio non mi piace proprio. 2 anni che faccio recensioni, qualcosa non ti è piaciuto? Sì, boh, ma proprio da non dare il voto. Vabbè, no, da non dare il voto no. Cioè, no, il voto non mi piace. Chiedo bene, scusa. Comunque, vi abbiamo fatto vedere Mandatory. Però, linea aspetta, però di io... tre liquidi che è entrata a far parte della famiglia Liquid Vapor. Il Desired è tanta roba. Veramente, veramente eccezionali. Sì. Io ve li consiglio comunque tutte e tre. Sì, dovete provarli, allora, soprattutto quello alla pesca e spacca. Anche il primo è molto buono. E l'altro secondo me va magari testato, come ha detto il Visello, anche magari su un naso da provare. Anche secondo me sulla guancia vi può dare molti più soddisfazioni rispetto a Gaetano. Probabilmente anche per me. Salutiamo Gaetano, lo ringraziamo tantissimo. Firmate la petizione, seguiteci su Instagram, recensiteci su Flavorito. Con l'ultima svapata di Stefanello nell'obiettivo. Sì. Ci vediamo al prossimo video, va bene, ciao. Che non si sa quando uscirà, ma qual è? Arriverà. Va bene, ciao. Va bene, ciao. Bene, che bella svapata. Del cazzo. I can hear your voice. I can hear you through the silence. I can hear your voice through the silence.